sono felicissima davvero di essere qui. Dimmi, amore. Sì, aspetta che adesso devo fare una magia per ritornare fatta che lì, aspetta, Ehi, pronto? Ciao. Chi sei? Tu sei venuto a ballare prima? È vero, Ettore. Ah sì, ti sei divertito? Sì. Hai ragione. Senti, Ettore, ma se fatta crisi venisse a casa tua, tu saresti contento? Perché? Vieni a dirlo qua, amore, vieni qua, Ettore. Vieni, Ettore. Aspetta, aspettate un attimo che sta dicendo una cosa importante. Vieni, amore, vieni. Aspettate un attimo. Amore, vieni. Aspetta. Amore, vieni, allora. Aspetta! Allora, aspetta, ti faccio la domanda. Se Fata Cree venisse a casa tua, tu saresti contento? Perché? Perché le fate sono magiche. Cosa fanno le fate? Fanno le magie. Le magie? Fanno scomparire, cosa stavi dicendo tu? Cose. Cioè, vuol dire che ti prendo una cosa a te? Sì. Come sì? Non mi dai un tuo giocattolo che me lo prendo io? No, vero, adesso vado a casa tua e mi prendo un tuo gioco. Ora non stanno a casa mia, non ce le ho ormai, non ne ho portate nessuno. Allora però quando vengo a casa tua mi apri? Sì. Allora posso venire? Ma me li date allora i vostri giocattoli? Li posso portare agli animaletti del bosco? Ma perché i tuoi no? Manco con manco ti ricordi, sì, vabbè. È di pelo. E tu questo me lo puoi dare? No, adesso. Allora io posso venire, giusto? Posso venire? Ok. Mi dai l'indirizzo dopo? Sì. L'indirizzo mi darà. Quindi a voi piacciono le fate? Anche a me. Anche a te, ecco, cioè, è vero, anche a lui, è vero, anche a Massimo, io lo so che a te piacciono le fate, è vero Massimo? Che sono belle, che sono dolci, vero? E fanno gli incantesimi. E Betta Bacchetta vi piace? Aspetta che vado a prendere un attimo Betta Bacchetta, aspetta un attimo. Betta Bacchetta, sì, cosa? Aspetta, va bene, glielo... Mimmi, allora, oggi siamo stati insieme. Bimbi, ho detto, che Mimmi? Uffa, ma perché tutte le volte fai così? Te come ti chiami? Sì, Mimmi. No, non me lo ricordo, te non te lo ricordi. Allora... Io sono molto contenta di essere qui. Vi piacciono i miei codini? Visto i codini che ho? Vi piacciono i codini? Perché ridi? Non ti piacciono i miei codini? Ecco, a te piacciono i miei codini? Ecco. Ecco, a te no. Te sei l'unico che non gli piace niente. Ah, sì. A te no. Perché? Perché non ti piacciono i codini che ho? Guarda! A lei, la farfalla, a lei, ai bracci. La farfalla? Mi hai chiamato farfalla che sono una stella? Farfalla? Farfalla! Quindi vorresti dire che io sono brutta? Ah! È bellina, sono carina, ecco, forse lo dice Chiara, io sono più contenta perché Chiara, ecco, allora, bimbi, posso parlare io o devi parlare ancora tu, Betta Bacchetta? Ma voglio dire una cosa ai bambini, allora,
Sentite bimbi, io vi saluto, io Betta Bacchetta vi saluto, vi ringrazio, grazie di essere qui e grazie perché siete stati carini, sorridenti, generosi, buoni, dolci, teneri, colorati e profumati. Basta. Adesso vi parla Fata Cri, va bene? Oh, volete me o Fata Cri? Allora, partiamo da un presupposto. Ti sei lavato stamattina? Hai fatto la doccina? Sono lavati le mani e il viso. E il viso? Non potevo perché devo andare a scuola. Vabbè, tu non ti lavi mai. Ah, ti lavi di notte? Quando puzzi? Quando puzzi? Ah, quando puzzi tu ti lavi, quando non puzzi non ti lavi? Ah! Hai profumato però! Quindi ti sei lavato bene! Quanti giorni fa ti sei lavato? Due! Beh, comunque reggi! Va bene, dai! Allora, bimbi, adesso vi faccio salutare da Fata Cri. Intanto ciao e al prossimo incontro. Io sarò assieme a Fata Cri anche giovedì e venerdì, ma in due a Cremona e a... San Giovanni Lupa Toto, Verona. San Giovanni Lupa che? Lupa Toto. Lupa Toto. Lupa Toto, non so cos'è. San Giovanni Lupa Toto, vabbè, comunque andrò anche lì e ci divertiremo. Scusate, ma non sapevo di Catoto. Allora, dicevo, ci divertiremo tantissimo.